Grazie Giorgio. Allora, io dico che Giorgio però ha fatto un errore. Vabbè, non succede niente a me. Tra i fattori epigenetici dovrebbe considerare la partecipazione a queste conferenze, perché io mi ossigeno in queste conferenze, mi ossigeno di informazioni che è difficile reperire altrove. Aspetto sempre, come dice lei. Quando dici tu io vado. Vai. Ok? Grazie. Non ho un tosto posto. Ecco. Carenza di ossigeno, disfunzione mitocondriale e microcircolatoria, perché c'è una strettissima correlazione, che poi vi esporrò una mia tesi, che sembra sempre più confermata anche da cosa abbiamo ascoltato stamattina. Ma già prima di noi qualcuno aveva detto una scintilla incontrollata genera un fuoco incontrollabile, dove era proprio un tentatoria. Ecco, comunque, ecco, ci ha fatto vedere alcune scintille, no? Che danno degli effetti anche per generazioni successive. Ma non dimentichiamo nemmeno Ippocrate, dice, prima di guarire qualcuno chiedegli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare. E lei, come me e altri che si interessano di queste sciocchezze sulla nutrizione, sanno com'è facile convincere un paziente a sottoporsi a interventi demolitivi o a terapie mediche massacranti, ma com'è difficile dirgli di non mangiare al più al mattino. Un altro personaggio diceva, il ciarlatano studia le malattie negli organi colpiti dove non trova altro che effetti già avvenuti e rimane sempre ignorante per quello che riguarda le cause. Il vero medico studia le cause delle malattie studiando l'uomo universale, un certo Paracelso. Eppure la medicina di oggi ci porta sempre più ad essere, secondo Paracelso, dei ciarlatani e sempre meno dei medici. Allora, che cosa io credo di aver capito in tanti anni, ormai 50 che faccio il medico? Tutte le patologie croniche degenerative, questo non è Vangelo, quindi se c'è qualcuno che ha delle obiezioni motivate mi fanno cortesia perché io ho bisogno di scambio di informazioni. Tutte le patologie croniche degenerative, tranne quelle genetiche, congenite e infettive, si sviluppano in ambiente cellulare acido, traggono l'origine da uno stato infiammatorio cronico associato ad una carenza di ossigeno vitale. Base comune alle varie patologie, quindi sono infiammazione cronica e disbiosi intestinale. Tutte le patologie che io ho cercato di esaminare. Tutte le malattie genetico-monzigotiche, per manifestarsi, necessitano del concorso di fattori epigenetici, anche la collega l'ha esposto. Lo specialista dovrebbe sempre facilitare un nuovo equilibrio allostatico, perché l'infiammazione è indispensabile per la vita. Però se dura un po' viene neutralizzata e questo è sano. Se invece persiste diventa patologia. Considerando quindi i vari fattori epigenetici, tenendo conto delle comorbidità, interazioni tra farmaci, eppure quante volte vediamo che diversi medici hanno aggiunto a terapie precedenti nuove terapie farmacologiche senza toglierne nessuno. Mantenendo quindi una visione d'insieme del paziente, l'insulina e lo stress. L'insulina noi sembra che sia forse uno dei fattori principali su cui possiamo agire, che non possiamo certamente modificare i fattori che abbiamo ereditato sia durante sia problemi genetici che epigenetici in genotelini. Però sappiamo che lo stesso prolungato aumenta il cortisolo, l'insulina e il corticosteroide. Le farine bianche e zuccheri aumentano l'insulina. Quindi cominciamo a dire che almeno nei meeting, se si può, cominciare a usare un po' di meno farina bianca e meno zuccheri. Zucchero pro-infiammatorio, perché aumenta la dopamina, provoca la dipendenza. Ma questo significa anche che ci facilita e perché diventa difficile evitare di togliere lo zucchero, perché siamo tutti drogati dallo zucchero. L'insulino resistenza ci dà le epatite steatosiche. Steatosi fino a pochi anni fa si diceva, oh, niente, hai solo un po' di steatosi. Adesso si sta vedendo che dalla steatosi vengono sempre più frequentemente tumori epatici e tante altre cose. E sono conseguenza di un'insulino resistenza. L'insulino resistenza, quindi tra i pali, il principale attivatore di infiammazione,
causa la steatosi non alcolica, le epatite, le epatopatie non alcoliche, altera il potenziale elettrico di membrana. Una patologia sempre più frequente sono le tachicardie, le aritmie, quindi mettiamo per smettere, eccetera, eccetera. Perché cosa fa questa insulina? Con il sistema infiammatorio, l'ha già detto stamattina, mi pare, il collega, diminuisce il potassio intracellulare, aumenta il sodio intracellulare, facilita l'aritmia e quindi l'infarto del miocardio, patologia cardiovascolare. Molti autori confermano la correlazione tra diabete e Alzheimer, ma tutte le patologie sono infiammazione. Abbiamo detto associazione con l'insulina, con l'ossigeno, ma se c'è una patologia vascolare, se c'è una diminuzione di microcircolo, arriva meno sangue e meno ossigeno nelle cellule. Quindi c'è necessariamente uno stato di ischemia più o meno cronica che si determina. L'ozono cosa fa? Riduce la resistenza insulinica, ripristina il potenziale di membrana, riduce le citochine pro-infiammatorie e riduce l'acido unico. I marcatori di infiammazione aumentano in tutte le patologie, sono sempre gli stessi. La predisposizione genetica individuale, l'influenza dei fattori epigenetici causerebbero le differenti forme cliniche. I mitocondri ci forniscono energia e i mattoni necessari per la nostra salute, dipende quindi da cosa? Dal loro numero, dal loro buon funzionamento. Varie strade portano a Roma, ma l'importante è arrivarci. L'obiettivo principale del medico, quindi, è quello di migliorare l'ossigenazione, ridurre qualunque stato infiammatorio e migliorare la funzionalità dei mitocondriali. Alimentazione antinfiammatoria, porta proteiche in equilibrio, quindi attenzione a non fare più come per tanti anni abbiamo fatto. Minima insufficienza renale, ridurre le proteine o addirittura dieta proteica, pastina a proteica. Cioè, e creavamo due pasticci. Uno, si andava in bilancio azotato negativo. Due, con la pastina bianca a proteica, spingevamo sull'insulina. Sono stati bravissimi fino ancora a vicenze oggi, mi auguro sempre meno. Quindi, migliore ossigenazione tissutale, funzionalità di microcircolo sono indispensabili per la vita. Quindi da questa cosa emerge che tutte le patologie che io ho esaminato, diabete, malattie cardiovascolari, sclerosi multipla, demenze, tumori, sono strettamente correlate con l'alimentazione, stile di vita, inquinamento ambientale e l'NRF2 che ho fatto l'ingestizione che regola la risposta allo stress ossidativo. Questo per non considerare i fattori epigenetici che noi non possiamo controllare. Ma già facendo questi ne possiamo fare di prevenzione e migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti anche quando hanno già patologia. I mitocondri sono presenti in tutte le cellule, tranne i globuli rossi, da 500 a 3000. La dieta antinfiammatoria non protegge attività aerobica ne aumenta il numero di attività. I granuli da 2 a 5 micron sono su due membrane, esterna ed interna, che se distese arrivano a 3 metri quadri. Dimensioni enormi. Per dire come si va sempre più piccolo, che però ha un effetto moltiplicatore quando poi andiamo a capirlo meglio. Derivano da batteri insidiosi con cellule primordiali, i DNA, mitocondri e microbioti derivano dalla madre, i T3, abbiamo visto stamattina che i globuli rossi trasportano tante cose, non trasportano solo ossigeno, tra cui anche i T3. Aumenta la cardiolipina, quindi quando, ecco perché facciamo un infarto, vediamo la cardiolipina alta, perché c'è stata la necrosi, si sono disfatti i mitocondri e la cardiolipina è aumentata. Il coenzima Q10, le creste disaccoppiate per quanto riguarda la produzione di calore e quindi l'importanza di una colazione molto abbondante che non ti fa ingrassare poi durante i giorni, purché sia sempre di qualità. Attraverso la fosforilazione ossidativa e ciclo di Krebs, in presenza di ossigeno, B1, B2, B3, B6, acido lipoico e magnesio, producono ATP e forniscono i precursori metabolici, promuovono differenziazione cellule staminali e neuroni, si autorinnovano. Se disfunzioni, e guardate quante disfunzioni noi medici siamo bravi a determinare sui nostri pazienti, Allora, inquinamento indoor, pazienza, questo capita, basta imparare ad aprire le finestre. Ma antibiotici, non sempre necessari. Le statine,
non so quanto effettivamente opportuno e necessario. L'aspirina, i fans, la cocaina, la levodopa, il fumo, l'alcol, i metalli tossici, le mutazioni dell'APOE4, additivi, pesticidi, mutazioni geniche, liberano più radicali liberi, riducono la TP e abbiamo la stanchezza, il primo segno di disfunzione mitocondriale. Sono dotati di antiossidanti, supposti di smutarsi, catalasi e glutatione, regolano l'apoptosi. Se troppa abbiamo la neurodegenerazione, se poca abbiamo i tumori. Sempre loro, sono sempre i mitocondri. La cardioletina è il 20% delle proteine della membrana interna dei mitocondri, non regolano la permeabilità e la membrana interna. Uno stesso ossidativo altera la cardioletina, flusso di elettroni e provoca tumori per effetto valvole. Se ne è parlato tanto anche stamattina, è un plauso che non si può non fare, sia a valvole che poi finalmente dopo 100 anni riconosciuto anche da altri. I 4 assi metabolici dell'organismo, se facciamo una colazione troppo piccola, partiamo già con un ipotiroidismo funzionale, a cui non bisogna certamente dare Leotinox, come quasi ovunque si continua a fare. Basta dire di mangiare meglio più abbondante al mattino e muoversi un po', e l'ipotiroidismo funzionale diminuisce. Le ganglie surrenali, le gonadi, se non funziona l'asse ipofisario, tutto il resto non funziona. Tumore mitocondri, Otto Warburg scoprì l'effetto, eccetera. Poi nel 2019, stamattina, abbiamo visto i 3 premi Nobel assegnati. Quando una cellula si trasforma in tumorale, produce IF1, che è un fattore iniziale del PDL1, inibisce FOF1 ATP, sintasi che spegne i mitocondri e quindi diminuisce o impedisce la fosforilazione ossidativa. Andiamo in glicolisi esterna, acido lattico, e si acidifica il microambiente, microenvironment come lo chiama, di ambiente pedicellulare, e abbiamo il ciclo vizioso che porta al tumore, nella resistenza, non in un attimo non capita nulla, se correggiamo. Quindi ozonoterapia e dieta di segnale e moderata attività fisica possono ridurre l'acidità cellulare, aumentare il numero e la funzionalità dei mitocondri, tutte cose utilissime per ridurre il rischio di attivazione e diffusione, ma che non sembra essere sufficiente ad eliminare un tumore cerebrale, perché ci sono molti altri fattori che hanno interferito, compreso il fatto che poi i tumori diventano resistenti, si attivano i famosi monociti M2 che anziché far da spazzino porta via le cellule neoplastiche, proteggono le cellule neoplastiche e diventano sempre più resistenti. E qui la dimostrazione che la riduzione del livello di EROS aumenta la diversità microbiotica intestinale con diminuzione media del 25% del batteroide, se non aumenta l'equivalente abbondanza dei firmicutes. Migliora quindi la situazione del nostro microbiota, indispensabile sempre più lavori ogni giorno escono che dimostrano la strettissima correlazione tra quello che mangiamo e quindi il nostro microbiota, che è influenzato anche dall'alimentazione, ma non solo, e quello che poi sono le patologie che abbiamo trovato. I radicali liberi determinano disfunzione di mitocondri, diminuzione di ATP, formazione di legami bruciati, quindi le rughe, la lipoperossidazione, l'aterosclerosi, le piastrine, trombosano, serotonina, spasmo vascolare e quindi ipossia e danno cellulare. Una delle cause dell'infarto è comunemente osservato, senza bisogno di essere medici e scienziati, si è fatta una forte ripetuta di questo secolo. Lo stress prolungato aumenta il PAI 1, che è inibitore del plasminogeno, determina una ipercoagulazione, e questo ci fa capire perché lo stesso soggetto durante il giorno può avere diversi indici di coagulabilità, anche importanti. Io facendo prelievi, molto prelievi di sangue per fare le autoemoterapie, ci sono dei pazienti che mi coagulano, appena metto l'acqua sono già coagulato e mi costringono a cambiare acqua continuamente. Il tumore necrosi factor alfa aumenta l'insulino resistenza, il cortisolo, l'adrenalina, noradrenalina, il grasso viscerale, la ritenzione idrica. Ecco perché dice, ma io da un giorno all'altro cambio di 2 kg, ma di che cosa? L'intenzione idrica non è certamente 2 kg di grasso di muscoli che ti fai o elimini in un giorno.
meno linfociti, meno difesa immunitaria e meno massa muscolare, muscolare, e quindi abbiamo stessi molto cognitivi che aumentano l'atrofia cerebrale nell'MS. Riferisco all'MS, che è una delle cose che ho più studiato negli ultimi 26 anni. Quindi ossigeno è indispensabile per la fosforilazione ossidativa. L'iperossia genera radicali OH e H2O, che se in eccesso sono tossiche. Idrogeno più ozono sono alla base della vita. È nato l'ozono nell'atmosfera con i fulmini, eccetera, e poi regola la nostra vita. Senza ozono qui dentro avremo tutti delle infezioni, ognuno che noi parla sputa batteri all'altro, non avremo l'eliminazione degli odori, non avremo un sacco di altre cose. Ma la terapia non si può fare con la maschera di ozono perché ti ammazzo. Deve essere minima quantità a livello ambientale. Quindi HF1, rilevabile solo se in ossia, regola la sintesi di attività dell'eritropoietina. La sua disregolazione facilita il cancro, perché c'è l'ipossia e siamo sempre lì. L'importanza dell'ossigeno, comunque abbreviate, quell'ossigeno deve arrivare a livello cellulare, se volete che la cellula funzioni. Possiamo stare digiuni per delle settimane, mettiamoci un tappo in bocca e naso e vediamo quanti minuti riusciamo a stare in piedi. Se ossigeno normale, HIF1A viene rapidamente degradata da proteosoma che ha degradato i polipeptidi. La proteina VHL, soppressore di tumore di von Hippel-Lindau, che è stata citata stamattina, forma un complesso con HIF1A che porta a degradazione in modo dipendente dall'ossigeno, che è quello che ha preso i Premio Nobel per queste sciocchezze. Ipossia. Il glomocarotideo regola la pressione di ossigeno circolante e la frequenza respiratoria, anche la frequenza cardiaca. Se avete un attacco di tachicardia parossistica, battete due dita sul glomo, e molte volte gli basta questo per salvargli la vita. Sistema immunitario e formazione dei vasi sanguigni della placenta durante lo sviluppo fetale sono regolati da sensori cellulari dell'ossigeno. Abbiamo già sentito la collega, ipossia arteriosa, se bassa pressione di ossigeno nell'aria ispirata, altitudine, respirazione spazio chiuso, come qui, a me viene male di testa quando è chiuso, respirazione di miscela gassosa artificiale con PO2, più bassa di quella dell'aria atmosferica, diminuita ventilazione polmonare per vari motivi, inadeguata ossigenazione dei polmoni, per scarso ossigeno, alterata diffusione, costrizione bronchiale, sono tante le cause. Il risultato è sempre che arriva meno ossigeno a livello plasmatico, nel sangue, cioè nei globuli rossi, eccetera. Ipossia anemica, cioè se manca i globuli rossi, a livello polmonare non possiamo fare scambio, quindi dobbiamo accertarci di verificare anche quant'è l'emoglobina, a parte il fatto di capire anche se questa emoglobina è buona, funziona, eccetera, eccetera. Ipossia ipocinetica, per diminuita velocità di un flusso ematico. Se abbiamo una zona dove la circolazione per vari motivi è rallentata, e questo può essere il caso dell'obesità, cosa succede? C'è di fatto un'ipossia cronica. E questo forse può essere una cosa che non sarà certamente l'unica causa, ma che facilita il perché dei tumori nelle donne obese che non riescono a muovere le braccia, si muovono poco e hanno frequentissimi tumori mammari, o i tumori del colon in soggetti con obesità. Effetti ipossia, la sola grande causa di tutte le malattie. Ipossia, pressione di ossigeno se inferiore a 60 mg di mercurio. Stamattina a livello cellulare abbiamo sentito dei numeri che solo in centri di ricerca si possono misurare, quindi fosforilazione ossidativa. Ipossia per fosforilazione ossidativa, aumento della glicolisi, ciclo del fruttosio, acido lattico, infattivazione di monoamici TMB1 e guardate le stesse cose, sclerosi multipla, obesità, cancro. Quindi abbiamo bisogno di essere differenziati queste patologie. Trattiamole nello stesso modo, non facciamo danni. Mutazione MTFR con l'aumento dell'omocisteina, che io considero, ma non solo io, un marker di un danno endoteliale. Quindi se c'è un'omocisteina alta, cerchiamo di capire, di correggerla il più presto possibile.
e chiediamola ai nostri pazienti quando si fanno l'esame di screening. È un prossidante dell'LDL, inibisce la crescita di cellule endoteliali, stimola la proliferazione di cellule muscolari lisce in parete arteriosa, quindi vi facilita la riduzione del lumen del microcircolo, induce formazione di trombosano con aggregazione piastrinica e ipossia. E siamo sempre lì. Ischemia di perfusione, le fluttuazioni, quindi c'è, può essere un'alternanza di vasospasmo e dilatazione, trombosi seguita da disossunzione, trapianti d'organo con campaggio chirurgico, poi si apre, eccetera. Alternanza di compressione e decompressione, anche quando ci sediamo determiniamo un'ischemia, perché da compressione dove ci sediamo. Prolungata posizione da seduta, posizione eretta, apnee notturne, sono tutte cose che determinano una oscillazione della quantità, la famosa ischemia di perfusione. Come aumentare e utilizzare al meglio, quindi? Curare l'eventuale anemia, respirazione irregolare, attività aerobica moderata e regolare, che ci aumenta il numero di mitocondri dell'attività e diminuisce la resistenza insulinica, una dieta non ipocalorica, ma povera di cibi acidificanti, tipo farine bianche, zucchero, dolcificanti, formaggi, latticini, vite e salumi. Azione dei minerali. I minerali sono importantissimi, sono dei cofattori enzimatici, se mancano quelli, le attività enzimatiche si bloccano e quindi non abbiamo funzione metabolica. La riduzione di zinco e rame blocca la superossido dismutasi 1 e 2. Il manganese è indispensabile per la superossido dismutasi 3. Stabilizza i potenziali di membrana cellulare, diminuisce la resistenza insulinica, se manca, e aumenta l'assorbimento di vitamina D. Carenza di selenio e vitamina E ci danno una carenza di glutatione, abbiamo visto stamattina l'importanza di glutatione, è il principale antossidante, il principale chiavante naturale che noi abbiamo. Io faccio anche la terapia chiavante endovena, però se hai glutatione, mercurio, anche il mercurio lo porti via, se no non le hai. Carenza di ferro, diminuisce la catalasi, l'eccesso di ferro ci dà la reazione di Fenton. Il calcio. Stamattina il collega ha fatto una bellissima relazione sui canali del calcio, ma attenzione a darne tanto calcio, perché anche quello può creare dei problemi. Un eccesso endocellulare ci dà un danno mitocondriale con contrazione della motonica muscolare, spasmo arterioso, facilita gli ateromi, tessuti molli, calcificazione, e quindi anche lì ischemia conseguente. L'alluminio, fonte farine bianche, non mi dite perché, ma comunque c'è più alluminio nella farina bianca. Si fa anche per un motivo semplice, perché così non fa le farfalle, quindi si può conservare di più. Tanto le farfalle facciamo noi, ma non si vede. Tutto più a noi ci viene l'Alzheimer e abbiamo motivi in più per prendere qualche medicina in più. Chiaro, Cicco? Quindi additivi, aspirina, tamponate, cosiddette con alluminio, i vaccini. Azioni? A forte una carica elettrica positiva, è un coagulante, si lega alla giassolina, quindi deferisce con ferro, attiva le linfociti T e monociti, aumenta l'interleuchina 4, attappa i fori del sudore, infatti si usa come antigiaspirante, no? Ci fa bene. Effetti sulla tossicità del sistema nervoso centrale, quindi Alzheimer, Parkinson, artriti, limiti ai processi riparativi, la disbiosi intestinale. Si chiela come? Con le DTA e con mutazioni, che però con il sale possiamo indurre la formazione di nuova mutazione e quindi facilitare anche l'eliminazione. Mercurio, amalgame, pesce, vaccini, batterie, mercurio cromo, adesso un po' meno, ma abbiamo usato tonnellate per qualunque medicazione, le erbe ayurvediche, il mercurio e anche il plastogeno, quindi induce alterazioni cromosomiche. Mercurio e metionina formano il metionina in mercurio, che riducono l'insame, quindi glutatione e fosfatidilcolina, e abbiamo immunodepressione, ridotta attività mitocondriale, disturbi sensoriali. Chiavanti, anche questo, DMSA, eccetera, eccetera. Il piombo. Pare che i romani abbiano finito il loro potere a causa anche, ma non solo, anche dell'occupazione di piombo.
oltre al fatto di delegare ad altri di andare in battaglia, perché avevano, come si è fatto nel mondo occidentale, deleghiamo agli altri. Il risultato è che il mondo occidentale negli ultimi pochi anni, specialmente negli ultimi 10 anni, ha finito la sua supremazia nel mondo. E non è solo economica la sua supremazia, ma in tutti i sensi. Fonti, tumorali, quindi questo è il piombo, il cadmio, il tabacco, dall'acqua, dagli alimenti, blocca la superosa di smutasse e catalasse, quindi ansone idrica, idrocefalo, disfunzione renale, osteoporosi, sono tutti dipendenti anche dal cadmio. Migliora l'ossigenazione tissutale, che cosa? Il sulfuro, se ne è parlato tutti i giorni, e poi il nostro mentore è qui, l'ozonoterapia aiuta, e anche la terapia chelante. Cellfood è un sistema colloidale, sono fatti di deuterio, 78 minerali, 17 aminoacidi, 34 enzimi, la famosa formula di Eberstone, scinde l'acqua in ossigeno e idrogeno per 3 giorni, ottenuto attraverso estrazioni non chimiche da fonti naturali incontaminate, in uno stato colloidale, stato chimico-fisico bidone per interagire con matrice extracellulare. In vitro aumenta la quantità di ossigeno dispersa in acqua. In vivo aumenta, dammi tempo gli ultimi minuti, facilita l'eliminazione di acido lattico, riduce i radicali liberi e pressione arteriosa. I 34 enzimi attivano l'assorbimento mucosale. Solfato di deuterio rende più disponibile ossigeno on demand ai tessuti a rischio di ossia, evitando lo stesso ossidativo dovuto ad un eccesso di ossigeno. Quindi antiossidante, riduce gli stress, il ROS, stimola l'attività mitocondriale, l'ha già fatto giusto stamattina. HIF1A, recettore, quindi vedete. Probabilmente, anzi, io così ho capito in tanti anni, abbiamo gli stessi effetti sul punto dell'ozono. La cosa qual è però? Io con l'ozono attacco una patologia già presente, magari in fase acuta, molto grave. Saputo si può usarsi in modo molto più semplice per la prevenzione o anche per il trattamento prolungato cronico. Dà energia per funzioni cellulari, rigenerare, indispensabile per metabolizzare cibo, eccetera. L'unico elemento in grado di combinarsi con quasi tutti gli altri elementi. E noi cosa facciamo per ossigenarsi meglio? Bruciamo i boschi e andiamo benissimo. Poi qualcuno dice che non è vero, non serve a niente, le mutazioni ambientali non dico che sia l'unico fattore, ma che il comportamento dell'uomo sia ininfluente. Io non so il cervello dove si è finito di questa gente, anche solo pensare alle superfici impermeabilizzate che abbiamo determinato con tutta la cementificazione, non c'è più il filtro della pioggia che filtra attraverso il terreno e rifornisce le falde idriche, cioè, eppure si dice, no, non è vero, è tutta palla. Nella mia vita, ormai ho una certa età, l'altro giorno ho fatto i 76, e nella mia vita conosco solo su servizi di palla, cose serie io non ricordo di averne imparato nessuno, tutta una sequenza di palle, questa è la vita. Allora, secondo i risultati comparativi, il livello di ossigeno sotto il 6%, diminuito del 6%, causa già la dispersia della morte. L'inquinamento indoor diminuisce perché c'è gas serra e alberi. Idrogeno, necessario per costruire, che devono combinarsi ossigeno e idrogeno. Uno è acidificante, l'altro è alcalinizzante. E la vita dipende solo dall'equilibrio instabile continuo di questo equilibrio, perché se c'è un eccesso predominante di uno o dell'altro, non c'è vita. Perfetto. Allora, andiamo avanti, indicazione sicura, perfetto, andiamo avanti. Zona indispensabile per la vita, antibiotico, virus statico, fattore epigenetico. Faccio vedere alcune cose che non è facile da vedere in giro. Battericida, non c'è nessun batterio o virus resistente all'ozono. Quindi per l'antibiotico resistenza dovrebbe essere usato dappertutto. È colpevole l'ospedale rianimazione, specialmente che non lo utilizzi. Stimola l'attività osteoclastica, quindi l'osteonecrosi, eccetera. Vedete, ricostruire l'osso in tempi rapidi.
stimola il sistema antiossidante, antinfiammatorio, antitrombotico, migliora i rilassanti, migliora il microcircolo, riduce l'edema, potrebbe ridurre significativamente la spesa farmaceutica, e questi motivi per cui non bisogna trattare. Ozono del tumore, ricerca dei tumori. Ci sono tre lavori che ho presentato sia al congresso di oncologia di Napoli, la settimana scorsa, sia a Firenze nel 2017, dove abbiamo dimostrato cosa? Che c'è una diminuzione di tutte le citochine proinfiammatorie e delle metalloproteasi PMN2P9 nel fattore P65, che è un componente indispensabile per l'NFKB, e quindi c'è anche l'attività di NFKB. Questo cosa significa? Significa ci aiuta a capire della sinergia con 5-fluorouracilo e cisplatino che abbiamo dimostrato, ci aiuta a capire come diminuisce, addirittura possiamo eliminare la cardiotossicità da doxorubicina, che è una cosa molto importante questa. Ma perché questo? Perché agisce anche sul microenvironment, che è il limite della terapia farmacologica oggi. C'è qualche farmacologo, quindi non dica se è vero o non è vero. Il limite della farmacologia biologica cosiddetta è quello che agisce solo su una cellula, agisce solo su quella reazione biochimica, mi altera l'equilibrio complessivo e mi danno tutti gli stessi effetti collaterali: facilità di infezione, astenina, facilità di infezione e tumore, tutte, qualunque sia la molecola che è trattata. Quindi rallenta anche la diffusione metastatica. Che cosa si può fare associando due scemate tipo l'ozono e l'alimentazione? Guardate questa gamba, prima e dopo, 17 luglio 2017 e 5 settembre 2017. Donna di 78 anni, neuropatia diabetica, ipocalcemia, ipopotinemia. Aveva solo una sindrome del piriforme destro, quindi una contrattura del muscolo piriforme. Messa a letto, sciatalgia, perché non riusciva ad allungare la gamba. E te credo. Ma caro ortopedico, caro neurochirurgo, visita i pazienti, non si fa più. Vietato visitare la gente. Infatti molte volte i pazienti mi dicono, ma lei mi visita? Chiedo scusa. Quindi, che cosa abbiamo ottenuto? Modificando l'alimentazione secondo quei pochi principi e dando un po' di ozono. Abbiamo, questo è il cambio, ma se è cambiata così la pelle, vi rendete conto come è cambiato il metabolismo di questa signora? Abbiamo eliminato i farmaci Mepral, atorvastatina, diclofenato, tachipirina, paquinil, Sirochem da 100 mg ridotto a 50. Tutti i farmaci che erano stati dati in contemporanea alla signora. Metastasi di capo mammario, agosto 2004, novembre 2005. È vero che tutte quelle macchie non sono metastasi, bisognerebbe fare esame istologico, ma clinicamente le consideriamo metastasi. C'è la riduzione, ma la cosa importante è che quella signora fino a gennaio del 2006, poi è morta a febbraio, ha fatto la messa d'asilo con 10 bambine senza dolore. Tumore, cordone sacrale, recidivo. Guardate le date, 27 aprile, sempre abbinando alimentazione e ozono. 27 aprile, la data qui non c'era da zero. Ecco, il 12 maggio, 15 giorni. Cambiata la situazione. Ulcera post-trombotica, prima e dopo, pensavo di fare solo una sterilizzazione e fare l'innesto, io vengo dalla chirurgia, qui invece si è chiusa senza bisogno di intervento chirurgico. L'effetto antibiotico, l'ozono, fa scoppiare la membrana dell'escherichia coli. Questo è un caso che avevo accennato, forse qualcuno a tavola. Allora, paziente diabetico, epatite C, cirrosi. Questo è arrivato in studio da me la prima volta, 2 anni e mezzo prima di avere questa infezione, in coma epatico numero 3. Quindi è stato confusionale, dolore agli arti inferiori, sorretto da figlia e genero per fare i 4 metri di entrata dallo studio. Fatta la terapia, è sceso dalla lettina, potuto guidare la macchina, non aveva più niente. Non è guarito in modo definitivo, la cirrosi è rimasta. Però abbiamo continuato 2 anni e mezzo di terapia prima di avere questa infezione e abbiamo eliminato le varici esofagee, ridimensionata la milza, assorbito il liquido peritoneale, come si chiamano la scite, quindi la qualità della vita migliorata. Poi ha avuto un piccolo incidente, scivolato, ha fatto un'infezione con un bel diabete
e si è rivolto ad una setticemia. Non poteva, in l'ospedale l'hanno mandata a casa a morire perché non so, ha avuto una reazione violente anche di tipo allergico ad antibiotici. Guardate la data, 24 febbraio, eccolo qui, 7 marzo, 12 marzo. Uscito da, dopo il 12 marzo, ricoverato in una casa, in un istituto per fare riabilitazione, ho raccomandato di mantenere attenzione all'alimentazione, ma giustamente che cosa è stata data? Minestrina frutta cotta. Così al terzo giorno il paziente è morto. Infezione da virus, ecco il herpes sappetico, come viene modificato, diminuendo la capacità di replicazione cellulare e quindi la replicazione, attività mitocondriale, che aumenta il TP. Questo è un lavoro anche che ho fatto io, pubblicato, dove si vede l'incremento di emoglobina ossigenata a livello dei lobi frontali. Abbiamo dimostrato anche l'aumento della citocromo C ossidasi nello stesso studio, pubblicato su Immuno Pathology and Pharmacology. Sono 25 anni che dico queste cose, finalmente qualcuno comincia a credere, e allora si fanno anche degli studi. Una collega egiziana ha visto che utilizzando insieme cortisone ed ozono, così limitiamo cose, abbiamo ottenuto gli stessi risultati nella sclerosi multipla con metadose di cortisone, quindi almeno se non altro abbiamo i benefici da quel ridotto gli effetti collaterali di cortisone. Ci sono colleghi neurologi che sanno gli effetti non voluti ma comunque determinati a terapia cortisone. Nella sclerosi multipla abbiamo un effetto immunomodulante, e qui è la domanda che mi pongo, perché a parte tutte queste cose io dico, perché i farmaci biologici e tutto il resto vanno, e poi con le zone invece non abbiamo niente di tutti gli effetti collaterali che non sono effetti positivi, ci ho detto prima. Riduciamo l'area infartuata nell'ischemia sperimentale, nella mancopatia degenerativa si assorbe anche, qui in basso a sinistra si vede la parte 1, che è la lesione più grave, che ha un minimo di conoscenza di questa patologia. Trombosi retinica, nelle demenze, la stessa cosa. Il problema è sempre lo stesso. Ma la domanda che mi pongo adesso è un'altra. Si fa tanto parlare di patologia e di terapia con cellule staminali. Non ho la certezza, ma è una domanda che faccio e mi piacerebbe avere, se non questa sera, nel tempo, dopo riflessione, una risposta. Perché, nonostante tutte le reclami che si fa da alcuni anni sulle cellule staminali, non abbiamo visto ancora pubblicazioni che ci dicano che abbiano ottenuto risultati di un certo significato? Probabilmente, se facessero le cellule staminali dopo aver ridotto l'infiammazione, l'alimentazione o altre fregnacce, non mi interessa, l'importante è ridurre l'infiammazione, probabilmente la cellula staminale sarebbe meglio, perché nei pazienti infiammati i tessuti non riparano, i pazienti con sclerosi multipla un tagliatino non si chiude mai, quindi c'è una riduzione di capacità riparativa. Ognuno di noi in circolo in questo momento ha miliardi di cellule staminali, quindi se non ripariamo i danni nostri, perché abbiamo uno stato infiammatorio, un qualcosa che ci ripedisce, quindi è inutile fare con tanta pompa magna a pagare una mia paziente che verrà al convegno di sabato prossimo a fare la testimonianza, ha pagato 25.000 euro a Panama per fare la terapia con cellule staminali, il risultato è stato meno zero. Ma non solo lei. Avete sentito di qualcuno che ha pubblicato un articolo di riparazione tissutale di patologia neurologica con cellule staminali? Io no. Grazie.